La sera del 23 novembre 1980 la Terra trema. Le scosse sfiorano la magnitudo 7 della scala Richter, epicentro in Irpinia. Il terremoto è percepito in tutta l'Italia meridionale. A parte l'epicentro, le scosse hanno colpito piccoli paesi dove attualmente si svolge l'opera di soccorso e non ci sono i collegamenti, anche in questi paesi manca la luce e i collegamenti telefonici sono difficilissimi. Il bilancio della tragedia sembra un bollettino di guerra. 3.000 morti, quasi 9.000 feriti, 280.000 sfollati. Un'intera regione è devastata e i soccorsi tardano ad arrivare, per giorni. Non ci penso, né a te, né a vivere. Se non abbiamo qualche riserva dei viveri nostri, altrimenti ci vorrebbero fare. Ma che vita è questa? È una porcheria! Ma non trema solo il mezzogiorno d'Italia. Le scosse scuotono anche i palazzi romani. Al Quirinale c'è il socialista Sandro Pertini. Pertini è una leggenda della Resistenza. È stato capo partigiano e membro del Comitato di Liberazione Nazionale. È evaso da Regina Coeli e ha organizzato l'insurrezione di Milano nell'aprile del 1945. All'indomani del terremoto, a 84 anni, il presidente parte per visitare le zone colpite. In molti casi, il corteo presidenziale arriva prima dei soccorritori. Quando torna a Roma, Pertini non trattiene l'indignazione. Vorrebbe spedire un messaggio alle Camere, ma il segretario generale del Quirinale, Antonio Maccanico, gli suggerisce di fare una dichiarazione in televisione. Il presidente allora chiama le telecamere della RAI e si rivolge direttamente ai cittadini. Sono arrivato in quei paesi subito dopo la notizia che mi è giunta a Roma della catastrofe. Sono partito ieri sera. Ebbene, a distanza di 48 ore non erano ancora giunti in quei paesi gli aiuti necessari. È vero, io sono stato avvicinato da abitanti delle zone terremotate che mi hanno manifestato la loro disperazione, il loro dolore, ma anche la loro rabbia. Non è vero, come qualcuno ha scritto, che si siano scagliati contro di me, anzi. Io sono stato circondato da affetto, da comprensione umana, ma questo non conta. Questo che ho potuto constatare, che non vi sono stati i soccorsi immediati che avrebbero dovuto esserci. Ancora dalle macerie si levavano gemiti, grida di disperazione, di sepolti vivi. E i superstiti, presi di rabbia, mi dicevano: ma noi non abbiamo gli attrezzi necessari per poter salvare questi nostri congiunti, liberarli dalle macerie. Ebbene, io allora in quel momento mi sono chiesto, come mi chiedo adesso, questo. Nel 1970 in Parlamento furono votate leggi riguardanti le calamità naturali. Venga a sapere adesso che non sono stati fatti, attuati i regolamenti di esecuzione di queste leggi. E mi chiedo, se questi centri di soccorso immediato sono stati istituiti, perché non hanno funzionato? Perché a distanza di 48 ore non si è fatto sentire la loro presenza in queste zone devastate? Non era mai successo che il Presidente della Repubblica si rivolgesse direttamente al popolo, che un attacco così violento allo Stato arrivasse proprio dal vertice dello Stato. È il primo atto di un populismo che sta iniziando a scalzare i partiti, già in crisi. Sono le prime picconate al sistema. E il primo picconatore della Repubblica è lui, Sandro Pertini. Sono Marco da Milano e questo è un podcast di Cora Media, si chiama Romanzo Quirinale. Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare lealmente la Costituzione. 8 luglio 1978. Pertini è eletto Presidente della Repubblica con 832 voti su 1.011, il più votato della storia repubblicana. Un partigiano come presidente nel momento più difficile,
dopo le dimissioni del predecessore, Giovanni Leone, e dopo l'omicidio del leader della Democrazia Cristiana, Aldo Moro, ucciso dalle Brigate Rosse. Nello staff del nuovo presidente ci sono Antonio Maccanico e il generale dei Carabinieri Arnaldo Ferrara. Maccanico è stato il vice segretario generale della Camera con Francesco Cosentino, un nome che continua a tornare nelle trame oscure della Repubblica. Alto funzionario dello Stato, gran manovratore legato alla loggia massonica Propaganda 2, la P2, la centrale eversiva che infiltrava i vertici dello Stato. Ferrara aveva buoni rapporti con Moro e con il leader del Partito Repubblicano Ugo La Malfa. È stato a lungo il numero 2 dell'Arma dei Carabinieri e un avversario interno del comandante generale Giovanni De Lorenzo. In questo podcast ci siamo già occupati di De Lorenzo. Nel 1964 proprio lui avrebbe tramato col presidente Antonio Segni per realizzare una svolta autoritaria in Italia. Rino Formica ha conosciuto bene Pertini, sono stati a lungo compagni di partito nel PSI e su queste nomine ci rivela un retroscena. La Malfa chiese che Pertini dovesse avere un segretario generale e un consigliere militare già indicato preventivamente. Cioè il segretario generale doveva essere Maccanico e il consigliere militare, il generale Ferrara. Questo intervenire sulla scelta del segretario generale del Quirinale è sempre stato presente nella alta dirigenza della Camera dei Deputati. E l'alta dirigenza della Camera dei Deputati ha avuto sempre una scuola dominante, che era la scuola di Cosentino. Perché il partito del Quirinale è un partito importante, perché quando è debole il sistema dei partiti politici, è forte, è sempre più forte il partito del Quirinale, che diventa il punto nel quale quella funzione di garanzia e di vigilanza del Presidente della Repubblica diventa una posizione interventista, oggettivamente interventista. Il partito del Quirinale assiste da vicino Pertini nei suoi primi anni di presidenza. Sono anni difficili. Alla stazione ferroviaria di Bologna si è verificata un'ora e mezza fa esattamente una violentissima esplosione. Purtroppo il bilancio appare catastrofico. Vi chiediamo scusa della confusione, siamo appena rientrati dalla scena del disastro, è veramente allucinante. Lo scoppio di enorme potenza ha fatto crollare un tratto dell'intero fabbricato della stazione centrale di Bologna. Il 2 agosto del 1980 una bomba esplode nella sala d'aspetto di seconda classe alla stazione di Bologna. Criminali di Bologna! Uccide 85 persone e ne ferisce più di 200. Guarda, io in casa sono stato imboato, ho detto cazzo, sarà stato un aeroplano. Guarda tutto il fumo, che cazzo è successo? È la strage, l'attentato più sanguinoso degli anni di piombo. Valerio Verbano, il giovane rimasto vittima venerdì a Roma del barbaro attentato rivendicato da Inar, è stato inumato oggi nel cimitero del Verano. Ieri le compagne organizzate per il contropotere femminista avevano rivendicato gli attentati a 4 cinema romani, 2 dei quali distrutti da un incendio, che trasmettono film erotici. Le armi sequestrate nel covo di Via Alessandria, rapinate da Inar, l'organizzazione eversiva di estrema destra, in una armeria. Il terrorismo è scatenato. Le Brigate Rosse colpiscono quasi ogni giorno. Un altro maresciallo di pubblica sicurezza assassinato a Roma dalle Brigate Rosse. Non destano preoccupazioni le condizioni degli agenti e del vigile feriti nell'attentato compiuto nelle prime ore di oggi a Roma contro la caserma Massaua della polizia sulla via Nomentana. L'attentato è stato rivendicato con 2 telefonate ad altrettanti giornali romani dalle Brigate Rosse e dalle ronde comuniste per il contropotere territoriale.
La rapina da oltre mezzo miliardo all'interno del Ministero dei Trasporti rivendicata dalle Brigate Rosse. La mafia intanto ammazza gli uomini dello Stato. Indignazione e sgomento a Palermo e in tutta la Sicilia, ma più ancora sincero dolore per l'atroce delitto. Mattarella era stimato e molto popolare. Nel mortale agguato è rimasta lievemente ferita alle mani anche la moglie del presidente della regione, signora Irma, nel tentativo di proteggere il marito dai colpi del sicario. Nel 1981 vengono scoperte e pubblicate le liste della P2. Tra le carte del Gran Maestro, il venerabile Di Sciorgelli, c'è il documento dettagliato del piano di rinascita democratica. L'obiettivo è riscrivere la Costituzione e imprimere una svolta presidenzialista. Alcuni sospettano che il vero autore del piano sia Francesco Cosentino, l'ombra della Repubblica, ritiratosi nel frattempo da incarichi istituzionali. Insomma, l'Italia dei primi anni Ottanta è un paese impantanato in una crisi letteralmente sistemica. I partiti contano sempre meno. Cominciano a perdere peso e credibilità. Dalle elezioni del 1979 escono governi deboli e partita una legislatura tormentata. Tocca al presidente intervenire. E Pertini è scatenato. L'affondo sul terremoto in Irpinia non lascia spazio a dubbi. Le accuse sono pesantissime. Adesso non si può pensare soltanto ad inviare tende in quelle zone. Sta piovendo, si avvicina l'inverno, con l'inverno il freddo, e quindi è assurdo pensare di ricoverare, di far passare l'inverno ai soperstiti sotto queste tende. Bisogna pensare a ricoverarli in alloggi, questi soperstiti. E poi bisogna pensare a dare a loro una casa. Su questo punto io voglio soffermarmi sia pure brevemente. Non deve ripetersi quello che è avvenuto nel Belice. I terremotati vivono ancora in baracche. Eppure allora furono stanziati. Fu stanziato il denaro necessario, le somme necessarie furono stanziate. Mi chiedo, dove è andato a finire questo denaro? Chi è che ha speculato su questa disgrazia del Belice? E se vi è qualcuno che ha speculato, io chiedo, costui è in carcere come dovrebbe essere in carcere, perché l'infamia peggiore per me è quella di speculare sulle disgrazie altrui. Le critiche del capo dello Stato finiscono in prima pagina su tutti i quotidiani, aprono i telegiornali della sera, agitano il paese. La sera dell'intervento televisivo di Pertini, Antonio Maccanico scrive sul suo diario: «Ho commesso un errore». Secondo il segretario generale del Quirinale, la dichiarazione del presidente è risultata troppo critica dello Stato e dei precedenti governi. Maccanico si sente responsabile. Doveva convincere Pertini a non esporsi tanto. Un errore che di lì in avanti non intende più commettere. E di lì in avanti le occasioni non mancheranno. Perché il presidente i limiti dei suoi poteri fissati dai precedenti inquilini del Quirinale non li rispetta, li scavalca. Pertini si sostituisce al governo, i controllori di volo scioperano e l'avvertenza la risolve lui. Pertini si congratula con i magistrati che fanno arresti. Pertini attacca ministri in carica. Non so cosa sta succedendo, onestamente. È arrivato il presidente Pertini. E poi va a Vermicino. Salutato da un applauso generoso, il capo dello Stato è venuto qui a seguire di persona uno degli atti di cui Pertini è capace, di cui noi conosciamo la sensibilità del presidente, il quale si sta informando in questo istante. Un bambino è caduto in un pozzo artesiano vicino Frascati. Si chiama Alfredino Rampi. Pertini sta chiedendo, si sta facendo raccontare a che punto è l'opera di salvataggio. Le operazioni di salvataggio vengono riprese in diretta televisiva e il presidente è lì, fino alla fine, fino al fallimento dei soccorsi e alla morte del bambino. Bergomi, Scirea, Tardelli. Il presidente va allo stadio Santiago Bernabéu di Madrid a tifare per l'Italia nella finale dei mondiali di calcio del 1982. Esultiamo con Pertini. 2-0, Tardelli a
profondo del cuore. Grazie, presidente Pertini. Il presidente riporta a Roma la salma del segretario del PC, Enrico Berlinguer, morto a Padova l'11 giugno 1984. Per come sei voluto stare accanto a Enrico, alla sua famiglia, a tutti noi, per l'affetto generoso. Il presidente, dopo 36 anni, toglie Palazzo Chigi alla DC. Conferisce il mandato di formare il governo prima al repubblicano Giovanni Spadolini, poi al socialista Bettino Craxi. Pertini è il vertice dello Stato, ma è anche una persona. È il potere personalizzato, con il suo volto, le sue simpatie e antipatie, i suoi scatti d'umore. Il presidente è popolare, amatissimo, ma è anche onnipresente, iperattivo, strabordante. È un presidente interventista, tanto da attaccare frontalmente il funzionamento di quello Stato di cui dovrebbe essere l'espressione più alta. I partiti e le istituzioni sono costretti a guardare o a vigilare, invano. Che ci fosse stato? Ma allora, guida te. Possiamo cominciare? Un attimo, soltanto le posso... Paolo Guzzanti è stato una delle firme di punta della Repubblica e della Stampa. Socialista di formazione, giornalista di razza, conosce a fondo i segreti del Quirinale. Ma negli anni della presidenza Pertini diventa famoso soprattutto per una performance che va oltre il giornalismo. È la notte del 14 giugno 1985. Su Rai 2 va in onda l'ultima puntata di Quelli della Notte, varietà satirico condotto da Renzo Arbore e destinato a fare il pieno di ascolti, diventando un programma di culto. All'improvviso viene annunciata in diretta la telefonata che nessuno si aspetterebbe mai. Dall'altra parte della linea c'è lui, il presidente, Sandro Pertini. Almeno così pensano tutti appena l'inconfondibile voce risuona nello studio. E invece... La racconto volentieri e sarà veramente la millesima ed ogni volta mi accorgo che ci sono dei nuovi dettagli. Comunque, quella cosa lì, io ero a casa di amici, c'era Quelli della Notte di Renzo Arbore, insomma chiamai Arbore di cui avevo dalla sua trasmissione e annunciò... Un momento, abbiamo la telefonata, chi c'è? Presidente! Io facevo... Arbore, è vero, bravi. L'umorismo e la democrazia sono gli elementi fondamentali, è vero. Io ricordo quando ero esule in Francia, avevo sempre il capello da muratore fatto col canard enchaîné, che era la Bibbia di quel momento per l'umorismo. Poi io mi dilungavo, invece Arbore temeva che si scoprisse troppo la cosa. Allora, grazie, un momento Arbore, lei mi sta trattando. C'è anche una cosa, perché poi di Pertini io adoravo il malumore e l'aggressività, ed era un uomo cattivissimo scambiato per una persona dolcissima, buona. Invece era una persona che telefonava alla Repubblica di notte dicendo: mi avete messo nel somario. Guzzanti Pertini lo conosce bene fin da quando a inizio carriera lavorava per l'Avanti, il quotidiano del Partito Socialista. A quei tempi venivano Pietro Nenni, Riccardo Lombardi. E c'era sempre questo problema del congresso, in cui Pertini aveva una sua mozione detta Lettera Pertini, con cui pretendeva di ottenere il 2,5% che gli fosse consacrato in quanto partigiano. E allora gli altri si opponevano, cioè, a volte che Pietro Nenni dice: il nostro Sandro ha una testa fatta di solo osso. E poi c'era Riccardo con una spalla più alta, una più bassa, cioè, sì. E quindi veniva lo stesso Pertini, veniva spesso in tipografia, si imbufariva moltissimo se trovava degli errori, era cattivo con i tipografi, cattivo. E poi prendevamo il caffè da Giulitti, e quando si vide che lui era un possibile candidato, fece molte scene di civetteria, cioè, via da me, non è vero, non voglio che diciate queste cose. E quindi questo mi divertiva da un punto di vista comico, perché invece la percezione che il popolo aveva di Pertini era quella che poi è rimasta, e che è anche giusto che sia quella che è.
cioè di, il partigiano, il patriota, l'uomo di grandi principi, la guerra contro le Brigate Rosse, il terrorismo. Pertini è tutto, è garante, custode, sindacalista, difensore civico, è nazional popolare, social televisivo, demiurgo costituzionale, costituzional paternalista. Ma Pertini è stato il primo presidente populista? Usiamo questo aggettivo un po' anche un po' a casaccio. Sì, sono d'accordo con te nel dire che è un aggettivo così a casaccio, perché allora diciamola meglio: il primo che sta al vertice dello Stato e dice che lo Stato fa schifo, come fece sul terremoto, quello sì, è stato sì, il momento sì, più sì, clamoroso, sì, no? Sì, 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 anche se allora non mi ricordo se la parola populista no, non c'è. Era stata usata solo per l'uomo qualunque di Guglielmo Giannini, cioè populismo. Populismo, Giannini, fascisti poi, tutto sommato. E quindi e così era liquidata la cosa. Certo c'è stato, ed è riuscito a Pertini, scavalcare, a girare un Parlamento piuttosto screditato, come purtroppo la nostra democrazia da molto tempo ha, e rappresentare da solo una coscienza collettiva, nella quale si sono ritrovati anche molti non di sinistra, e in questo è stato un grande, non c'è dubbio. E allora, se per populismo intendiamo la possibilità di includere anche quelli che non sono solo da una parte, allora sì, possiamo, ma allora in questo caso la parola populista assume una sua nobiltà, o perlomeno bisogna discuterne prima. Fanfani, Cossiga, 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 Cossiga. Il 24 giugno 1985 il sistema sembra rifiatare. Ci sono le elezioni per il Quirinale e il segretario della Democrazia Cristiana Ciriaco De Mita riesce nell'impresa di far passare al primo scrutinio il candidato del partito, il presidente del Senato Francesco Cossiga. L'intero arco costituzionale converge sulla candidatura di C. Cossiga è il figlio prediletto del partito, il più stimato da Papa Montini, uno dei più precoci presidenti del Consiglio, il più giovane presidente della Repubblica. Ha studiato fin da piccolo per diventare un perfetto uomo di Stato. È ambizioso e riservato e conosce a fondo le dinamiche del potere, anche le più lugubri. Si è scontrato con la ragion di Stato quando le BR hanno rapito e ucciso il suo amico e maestro Aldo Moro e la linea del governo è stata «non si tratta con i terroristi». Lui era il ministro dell'Interno e proprio a lui Moro ha scritto la prima lettera dal covo delle Brigate Rosse. Cominciava con un affettuoso e personale «Caro Francesco». La mattina del rapimento ha già deciso di dimettersi, comunque vada a finire. Il giorno dopo i funerali, un fotografo lo ha accolto di fronte alla tomba di Moro. In lacrime, non è riuscito a salvarlo. Guzzanti, che è stato il cronista più vicino a Cossiga negli anni del Quirinale, il tormento del presidente se lo ricorda bene. La sua reazione, anche fisica, alla notizia della morte di Moro è esagerata, perché gli viene la vitiligine all'istante. Lui era sicuro di averlo salvato, Moro. Per 5 anni Cossiga non apre bocca. La sua è una presidenza notarile che registra senza sussulti le decisioni dei partiti. Poi, nel 1990, avvisa. Di colpo, come accade quando ci si sveglia di soprassalto, mi sono rimbalzati in testa alcuni problemi italiani. Da ora in poi mi toglierò qualche sassolino dalle scarpe. 24 mesi più tardi i sassolini saranno una valanga. Il 23 ottobre del 90 Cossiga è un uomo felice. È in visita di Stato nel suo paese d'elezione, il Regno Unito. Il presidente è un anglofilo dichiarato
amico di Margaret Thatcher, cultore di filosofi come Thomas More e John Henry Newman. Per lui il cerimoniale di Buckingham Palace ha fatto le cose in grande. Cossiga arriva a Victoria Station e viene accolto dalla famiglia reale. C'è la regina Elisabetta, avvolta in una cappa viola, c'è la principessa Diana, in livrea verde e cappellino modello Pillbox. Il trasferimento al palazzo avviene insieme ai sovrani sul Cocchio di Stato 1902, la storica carrozza trainata da 6 cavalli. Il presidente italiano visita la residenza dei reali inglesi in frac. Per Cossiga è una giornata di festa anche per un altro motivo. Sulle agenzie italiane internazionali è rimbalzata la lunga conversazione che ha concesso al quotidiano britannico The Independent prima di lasciare Roma. È un'intervista importante. A un anno di distanza, Cossiga ragiona sulle conseguenze italiane della caduta del muro. Due paesi sono stati spaccati da una cortina di ferro. La Germania sul piano territoriale e l'Italia politicamente, moralmente, ideologicamente. Io non so dove la cortina di ferro sia caduta più pesantemente. Non viene mai sottolineato che il crollo del muro di Berlino è anche il crollo di un muro invisibile. Oltre alla Germania, anche noi siamo stati liberati e riunificati. Anche per noi la guerra è quasi finita. Quasi finita, perché per Cossiga resta da portare a termine il processo di cambiamento della sinistra post-comunista. Secondo il presidente, il comunismo è profondamente radicato in Italia. Il PC è un grande partito di massa, è stato il più grande partito comunista dell'Europa occidentale, capace di raccogliere un enorme consenso elettorale. E adesso, con la caduta del muro di Berlino, il PC può diventare un partito progressista e aspirare per la prima volta a governare in Italia. Il presidente si ferma anche a ragionare sulla novità del momento, la Lega. La Lega avanzerà, paionetti in canna, paese per paese, villaggio per villaggio andremo a sridare, anche nel profondo sud la partitocrazia. Cossiga la considera una reazione popolare allo strapotere dei palazzi romani. C'è tutto, si potrebbe dire, manca solo un dettaglio. Chi potrà guidare l'Italia fuori dalla palude? All'elezione del nuovo Presidente della Repubblica mancano meno di 2 anni e a fine mandato Cossiga è un uomo ancora giovane, ha appena 62 anni. Chi meglio di lui potrebbe essere il garante del cambiamento? Mentre Cossiga visita Buckingham Palace a Londra, a Roma la sua intervista all'Independent ha già fatto il giro di tutte le scrivanie di Palazzo Chigi e il messaggio è chiaro. Cossiga vuole farsi rieleggere al Colle. Almeno così lo interpreta il presidente del Consiglio, Giulio Andreotti. Il divo Giulio nutre delle ambizioni per le prossime elezioni presidenziali. Punta all'unica carica che ancora gli manca. Punta al Quirinale. Le dichiarazioni dell'amico di partito rischiano di intralciare la sua corsa. Andreotti ci mette poco a organizzare una risposta ed è una mossa spettacolare, una carambola che tira il boccino a destra per scompigliare la sinistra, il colpo dello scorpione, in grado di strappare Cossiga al fronte del cambiamento che si proponeva di guidare. Il presidente aveva appena finito di sdoganare gli eredi del Partito Comunista sulla stampa internazionale. Ora che la guerra fredda è finita, li vuole includere in una stagione delle larghe intese. Ma Andreotti, col suo colpo dello scorpione, si prepara a trasformarlo in un nemico agli occhi dei comunisti, una persona di cui non ci si può più fidare. Il veleno del divo Giulio agisce in un pugno di frasi pronunciate alla Camera per rispondere a un'interrogazione parlamentare. L'occasione è il ritrovamento in un appartamento di via Montenevoso a Milano di una copia del memoriale di Aldo Moro. Quasi con distrazione, in un passaggio veloce, il presidente del Consiglio fa una rivelazione che ha dell'incredibile. Ammette che dagli anni 50 in poi operava in Italia una istituzione che esiste nel quadro della NATO e che prevedeva in caso di occupazione da parte di forze nemiche che vi fosse una rete
di salvaguardia, una rete sia informativa sia di reazione, tutto fatto nel quadro dell'alleanza, con regole estremamente rigide anche di controllo reciproco. È l'operazione Stay Behind, attiva in Europa occidentale, che in Italia prende il nome di Rete Gladium. Una struttura segreta promossa dai servizi di intelligence americani che opera in chiave anticomunista. In visita a Edimburgo, Cossiga accusa il colpo. Capisce al volo che la mossa di Andreotti è diretta contro di lui e prova subito a difendersi. Davanti ai giornalisti conferma di aver collaborato a Gladio, ma solo in via amministrativa, come sottosegretario alla difesa, ed è certo di aver agito correttamente. Poi rassicura il compagno di partito: non ha nessuna intenzione di farsi riconfermare al Quirinale dopo la scadenza del mandato presidenziale. Sembra finita. E invece il dramma di Cossiga è appena iniziato, perché il colpo di Andreotti è andato a segno. Gli uomini del Partito Comunista, che si sta trasformando in Partito Democratico della Sinistra, non si fidano più del presidente. Cossiga lo capisce appena tornato in Italia. Chiama Ugo Pecchioli, il ministro dell'interno ombra del PC, il suo principale interlocutore negli anni della lotta al terrorismo durante i 55 giorni del sequestro Moro. È una persona con cui c'è la confidenza costruita in un lungo rapporto di collaborazione. E invece per la prima volta l'inquilino del Quirinale si trova davanti al gelo. Pecchioli lo rimprovera di aver tenuto i comunisti all'oscuro di Gladio. La questione è gravissima. Da quel momento in poi l'isolamento del presidente è totale e la sua amarezza enorme. Claudio Martelli è stato il delfino del leader socialista Bettino Craxi. Nel 1991 era ministro di Grazia e Giustizia ed è da questa posizione istituzionale che assiste alla caduta del muro di Berlino e dei regimi comunisti dell'Europa orientale. Io penso che ogni passaggio storico, in particolare ogni passaggio d'epoca, come probabilmente è stato quello, è un nodo, nel senso letterale, cioè è un luogo in cui si intrecciano e confluiscono diverse spinte, chiamiamole così, o tendenze di lungo periodo, o viceversa ictus del momento, infarti o mutamenti che siano. In Italia le grandi trasformazioni dello scenario internazionale hanno ricadute epocali. Gli schemi della Prima Repubblica saltano, si rimette tutto in discussione. Il vento dell'est non colpisce solo i comunisti, riguarda anche noi. Ecco, questo punto secondo me Craxi non l'ha capito, non l'ha visto o l'ha sottovalutato. Non Cossiga. Cossiga l'ha capito perfettamente. Intendiamoci, non è che i comunisti abbiano mai preso la maggioranza e siano stati impediti di prendere il governo. È che i traffici, onesti o nascosti con loro, avevano un limite invalicabile. Non si poteva allearsi con chi in Italia rappresentava l'Unione Sovietica. Gli interessi di potenza dell'Unione Sovietica, non soltanto il PQS, il legame ideologico, il legame di ferro, era di ferro in quanto era un legame che andava oltre gli interessi di partito. Il Partito Comunista dell'Unione Sovietica e l'Unione Sovietica hanno tenuto a battesimo la nascita del PC, l'hanno voluta loro. Cossiga lo capisce e comincia intanto a martellare i limiti della Prima Repubblica, ma non perché volesse produrre un rovesciamento delle alleanze, perché voleva che si prendesse coscienza che era cambiato il mondo e di conseguenza doveva cambiare anche l'Italia, le sue regole, la sua Costituzione. Cos'è che non è che è impazzito come qualcuno racconta, era molto lucido. È cambiato il mondo, deve cambiare anche l'Italia. Nella primavera del 91 diventa evidente che lo scontro di Cossiga non è più solo con l'opposizione, con il nuovo partito erede del PC, il PDS guidato da Achille Occhetto. Lo scontro è interno al vecchio sistema. Si consuma nel cuore della Democrazia Cristiana, nel partito del presidente, dove tutti ormai sono uniti da una sola cosa, la voglia di stritolare l'ex figlio prediletto. In un'intervista alla Stampa, Cossiga confessa di sentirsi come il suo maestro nel covo delle BR, abbandonato dal suo partito. Figuriamoci.
La DC ha già buttato alle ortiche Aldo Moro. Figuriamoci se non ha la faccia di gettare alle ortiche anche me. Poco tempo dopo scrive una lunga lettera aperta al quotidiano democristiano Il Popolo. Annuncia di voler lasciare la DC e di rifiutare l'iscrizione al gruppo democristiano del Senato. E anche con Andreotti lo scontro è furibondo. Nell'estate del 91 Cossiga spedisce un messaggio di 85 cartelle alle Camere, argomento le riforme istituzionali. È una Costituzione gloriosa, la quale ha permesso 40 anni di vita democratica. Ma il mondo è cambiato, l'Italia è cambiata e non è vano interrogarsi se non vi sia qualche cosa della Costituzione che debba essere cambiata. Nel cambiamento provocato dalla caduta del muro di Berlino, il presidente vede un momento magico. In Italia esiste una domanda di riforma che sale dalla società civile. È il momento per sperare in un reale cambiamento delle regole della politica. Quindi il presidente sottolinea la debolezza del governo e propone di aprire una fase nuova, di eleggere un'assemblea costituente e formare un governo provvisorio di grande coalizione, aperto cioè agli eredi del PC. Nel messaggio non manca niente, nemmeno l'apertura alla democrazia diretta, a una revisione della Costituzione conclusa da un referendum popolare. La reazione di Andreotti è gelida. Le osservazioni del divo Giulio sono affilate, definitive. Andreotti contesta la fotografia dell'Italia fatta da Cossiga, la considera ingiusta e piena di incertezze. Per Rino Formica il messaggio alle Camere del 91 è un tentativo di misurarsi con la fine della guerra fredda e il nuovo scenario globale. Lui lancia l'idea che c'è questa preoccupazione, che bisogna affrontare il problema delle istituzioni, che il crollo del muro di Berlino, che la caduta della frontiera come frontiera di due imperi contrapposti pone un problema di riorganizzazione totale del sistema politico italiano. Nel 90 prepara il messaggio che fa alle Camere. Lo fa nel 91, nel giugno del 91. E fa questo messaggio nel 91 sapendo di avere l'ostilità dei comunisti e della Democrazia Cristiana. Ma il Parlamento lo accoglie negativamente e anzi non lo snobba, non vi è dibattito sul messaggio e prima c'è la questione della firma del messaggio, perché Andreotti si rifiuta di firmare il messaggio ed il messaggio è firmato dal ministro guardasigilli da Martelli, ma non è firmato dal Presidente del Consiglio. Il messaggio di Cossiga sarà dimenticato in fretta, un atto mancato che precede di alcuni mesi le inchieste di Mani Pulite e la strage di Capaci che costerà la vita al magistrato antimafia Giovanni Falcone, a sua moglie e a tre uomini della scorta. Il crollo finale della Prima Repubblica è prossimo. I telefoni di ministri, deputati, direttori e giornalisti squillano all'alba. È il presidente che chiama. Si mostra deluso, puntualizza, si difende, contrattacca, si deprime. E si moltiplicano i retroscena, i racconti maliziosi sulla follia dell'inquilino del Colle. La Cassandra del Quirinale, il sardo matto, Externator, la lepre marzolina, il picconatore, il buffone della Repubblica. Un atto unico, dramma e farsa, e viceversa. Non la pensa così Paolo Guzzanti. Tutti dicevano così che era pazzo. Io stavo talmente appiccicato che vedevo, mi ricordo benissimo, i capelli della nuca ad uno che si alzavano e si abbassavano. E lo guardavo e dicevo, ma questo non è matto, sta facendo un numero di grande indignazione, molto violento però. Senti, ma lui ti dice a un certo punto, io non sono matto, io faccio il matto. Cioè, nel senso sì. Full, nel senso quasi shakespeariano il termine, cioè sì. Quello che facendo il matto dice la verità. Sì. Allora, che cos'è che lui voleva dire in quel periodo? Ma lui diceva una cosa, la diceva in chiaro, ed era molto, oltre che comprensibile, devo dire, lungimirante e vera. Era
caduto il muro di Berlino, era finito la guerra fredda e l'Italia, che ci aveva marciato sulla sua posizione di cerniera facendo il porco comodo suo, ricattando gli uni e gli altri, facendo affari col petrolio, Andreotti, mentre stava con gli americani, però stava con i russi, mentre stava con i russi, però stava con i palestinesi, però stava anche con Israele, dando bidoni a tutti. E lui disse: è arrivato il momento in cui ce le fanno pagare tutte. Quindi il suo messaggio era che i partiti si preparino, perché se non si prepareranno al contraccolpo di questa nuova situazione, saranno spazzati via. Non faceva una piega. Naturalmente non ci fu il minimo segnale di ragionamento su questa analisi di così, devo pure dire che era sbagliata, ma invece dissero: ah, pazzo assoluto, totale, i partiti, la democrazia, nemico, eccetera. Con cadenza regolare Cossiga appare in televisione per demolire un pezzo delle istituzioni e gli uomini che le incarnano, i signori che da sempre governano l'Italia. Tratta i notabili democristiani che lo hanno eletto al colle come la nomenclatura sovietica. Il vertice del sistema parla come il leader antisistema. Usa un linguaggio pieno di disprezzo e di sberleffi, come se non fosse il sovrano ma il buffone che dice la verità. Bombarda il quartier generale, ma dall'alto del suo scranno. E così la Prima Repubblica muore con questo marchio di fabbrica. Lo chiameranno in molti modi: populismo, antipolitica. Il leader che smette di guidare e si mette a livello dell'uomo comune. Il capo che rinuncia alla responsabilità di indicare una direzione e si pone alla testa della contestazione e della rivolta. Il politico di professione, da sempre inserito nella foto di gruppo ministeriale, che esce dalla famiglia degli uomini in blu, si infila la maglietta e va in televisione. E come Cassandra lancia il sasso contro la sua stirpe. Ma io sai cosa avevo detto? No. Che lei è molte volte più divertente di certi comici. Era da denuncia questa cosa. Era una lode. Appunto, non era un'offesa al capo dello Stato. Io ho una grande stima per i comici. Sai io di chi ho paura? Sì. Di quelli che credendo seri fanno ridere. Appunto. Lei è una persona rispettabile. Grazie. Perché lei fa il comico che fa ridere. Grazie. La cosa che fa piangere, sì, sono quelli che vorrebbero dire cose serie e fanno ridere. In giro ce ne sono. Ce ne sono tanti. Il 25 aprile 1992 Cossiga lascia. Le elezioni del 5 aprile sono state un terremoto. I partiti di governo hanno perso voti e traballano pericolosamente di fronte all'avanzata della Lega di Umberto Bossi. Cossiga decide di dimettersi prima della fine del suo mandato. Con quella mossa inverte il gioco delle poltrone. Prima si sceglierà il nuovo presidente della Repubblica, poi il presidente del Consiglio. Il leader socialista Bettino Craxi, che punta alla presidenza del Consiglio, si ritrova così in una situazione difficile. Adesso deve decidere quale candidato della DC votare per il Quirinale prima di essere arrivato a Palazzo Chigi. Cossiga, per annunciare le sue dimissioni, sceglie il 25 aprile, una data non casuale, un evento misterioso. In apparenza l'ennesimo colpo di testa dopo l'elezione alla presidenza della Camera del suo rivale, il democristiano Oscar Luigi Scalfaro. Scalfaro, pochi mesi prima, ha attaccato Cossiga in Parlamento. Il presidente prende la sua elezione come uno schiaffo. Ma in realtà le sue dimissioni sono un gesto a lungo meditato. Cossiga nutre perplessità sulla candidatura di Craxi a Palazzo Chigi. Da qualche tempo ha cominciato regolarmente a sentire uno sconosciuto pubblico ministero milanese. Si chiama Antonio Di Pietro. Alcuni mesi prima i suoi colleghi in toga hanno organizzato uno sciopero senza precedenti contro Cossiga, che per la Costituzione è anche presidente del Consiglio Superiore della Magistratura. Solo in 6 non hanno aderito alla protesta. Di Pietro è uno di loro e per Cossiga è un merito. Erano anche cominciate le inchieste di Milano quando Cossiga, sì, si dimette. Una tesi che si sia dimesso perché sapeva in anticipo che l'inchiesta di Milano sarebbe salita di livello. Questo è anche possibile. E si sia sottratto alla pugna, perché per il temperamento, per quello che aveva detto e fatto rispetto alla magistratura politicizzata negli anni precedenti, avrebbe dovuto ergersi come uno scudo umano a difesa
del sistema dei partiti e non aveva nessuna voglia di farlo, evidentemente. E comunque li considerava anche ingrati, perché gli avevano detto no a quella che era una riforma per salvare non quel sistema lì, ma la democrazia repubblicana, rinnovandola in qualche modo. Il rapporto tra Cossiga e Di Pietro ha il suo peso quando arriva il momento di dare la picconata finale, quella decisiva. Cossiga ha canali di informazione riservati nella Procura di Milano, sa in anticipo cosa sta per accadere. L'inchiesta di Mani Pulite che punta in alto, punta a Roma. Per Cossiga le dimissioni sono il fatto più importante della sua presidenza. Il gesto con cui il buffone si consegna alla storia. La Cassandra del Quirinale ha esaurito il suo compito, ma il dramma della Repubblica è appena cominciato. Anni dopo il picconatore dirà: lasciando il Quirinale, a casa ho trovato una candela e ho acceso una candela. Poi è venuto il temporale. Le loro candele si sono spente. La mia è rimasta accesa. Romanzo Quirinale è un podcast di Marco da Milano prodotto da Cora Media, scritto con Tommaso De Lorenzis. Supervisione suono e musica di Luca Micheli. Post produzione e montaggio di Guido Bertolotti con Matteo Miavaldi. La cura editoriale di Sabrina Tinelli con Alessia Raffanelli. Il producer è Matteo Perkins. I fonici di presa diretta sono Michele Boreggi, Roberto Colella e Alessandro Romano. Il fonico di studio è Jacopo Lattanzio. Si ringraziano Radio Radicale, Le Teche Rai e l'Istituto Luce per i contributi di archivio.